Massimo Forlani non è solamente il nostro fisioterapista, lo è tutt'oggi perché continuiamo a rimanere in contatto, perché è una persona che ci ha voluto veramente bene. È una persona che adesso cercheremo di riportare dietro nell'89, ma dall'89 ai 90 non è mai cambiato il suo modo di stare con i ragazzi. Il modo per essere protagonista, il modo con cui magari Massimo, forse non ti ricordi, ma facevi le pettate. Le pettate con Lorenzo Bernardi per cercare di sfidare e sdrammatizzare quella tensione prima delle partite più importanti. Beh, guarda, fu una cosa che ci inventammo giusto nell'89 con gli europei in Svezia, con l'ausilio di Fefe De Giorgi, cioè nel senso, certo. Fu lui che si inventò questa cosa e noi come dei bamboccioni eseguivamo, cioè nel senso ci spogliavamo quasi completamente nudi, solo con gli slip. Come dei sumoti, come dei sumoti giapponesi. Qualcuno di nascosto ci mise dell'olio in tutto il corpo e noi dovevamo lottare. Massimo, cioè non è qualcuno, perché se da una parte Ferdinando De Giorgi ovviamente lanciava il sasso e nascondeva la mano, alla fin fine chi ti ha cosparso di olio mentolato sono stato io. Ebbene sì. Però il problema non era quello lì, è che quando ci siamo rotolati per terra, con il caldo, col sudore, con tutte queste cose, c'era la mocchetta. Io mi sono alzato e per 7 giorni non riuscivo neanche a mettermi la maglia dalle ustioni. E quindi abbiamo sospeso per un po' e poi abbiamo ripreso, però con delle lenzuola per terra. E quindi quello era proprio il segnale che alla sera noi dovevamo fare quella cosa lì per poi andare a vincere il giorno dopo. Sì, sfidare a pettate il giocatore più forte, ma soprattutto cercare di essere rapidi e veloci per svincolarsi dalle prese. Esatto. Una cosa volevo chiederti, in quegli anni quali sono state le situazioni di difficoltà che hai trattato e soprattutto poi ti volevo portare come ultima considerazione dentro al Maracanegno, prima delle partite di finale, perché eri la persona che chiudeva lo spogliatoio ascoltando tutti i discorsi di preparazione dell'allenatore, tutti i discorsi, le paure, il modo comunque avevamo di caricarci prima di affrontare l'avversario. Guarda, noi la tecnica era questa, io avevo le chiavi dello spogliatoio e con l'allenamento mattutino aprivo, rimanevo lì con i ragazzi per poi andare in campo e poi richiudevo lo spogliatoio per poi ritornare alla sera. Qualche volta qualcuno mi prendeva le chiavi dalla borsa e io lasciavo gli atleti 2-3 minuti fuori dalla porta. Quindi, poi magicamente riapparivano. Entravamo, c'erano tutte le varie cose che bisognava fare per poi assistere alla chiacchierata dell'allenatore per poi entrare. Ma hai mai avuto la percezione, massaggiando degli atleti, soprattutto dopo la sconfitta con Cuba, che non ce l'avessimo mai qualcosa in più, che non avremmo mai potuto arrivare a vincere quel mondiale? Beh, qualche dubbio chiaramente, ma in tutte le partite, anche le più semplici, contro l'Argentina c'era sempre qualche dubbio, anche nella stessa partita di finale chiaramente, però insomma era un clima talmente bello, goliardico, che alla fine è andato tutto bene. Ah, tutto bene, ma quando avevi il lettino di massaggio avevamo un problema per cui Andrea Zorro Zorzi e Paolo Toffoli non sono partiti nelle prime partite del mondiale, Ferdinando De Giorgi e Andrea Gianni sono stati schierati proprio da Cuglio per cercare di tirare fuori il massimo
da quel leone, da quell'orso ferito che era Zorro. Hai qualche ricordo delle situazioni nello spogliatoio di Zorro? Zorro ti ha mai detto qualcosa in quel momento di difficoltà? I giocatori con te riuscivano poi eventualmente a instaurare un rapporto al di là ovviamente del rapporto fisioterapista-atleta, proprio come uomo, come persona? Sì, a grandi linee sì, però io come carattere e come concetto delle cose non mi addentravo mai nei fatti tecnici, perché non era proprio la mia prerogativa. È chiaro che facevamo delle lunghe chiacchierate quando i ragazzi erano un po' depressi così, ma di altre cose. Sul fatto proprio tecnico non mi sono mai interessato, e ho fatto bene, perché è stata poi la fortuna della mia carriera, perché se immagini, io ho passato 11 anni in nazionale, ho fatto 11 estati, non sono poche. E tu ti sei ritrovato dentro il Maracanesigno ad abbracciare una persona che ha finito ovviamente di mettere giù quella palla, sono arrivato direttamente da te, ti ho abbracciato e poi ti ho lasciato perché stavi correndo da Rosi. Tua moglie, che era al Maracanesigno con mio zio, era lì che ti stava aspettando. Che emozione hai avuto con questa vittoria del Mondiale, Massimo? Sono caduto come uno straccio, perché ti ricorderai, era tutto pieno di coriandoli per terra, quindi stare in piedi. Sono arrivato da mia moglie proprio in scivolata, come voi nella pallavolo, ed è stata un'emozione enorme. Emozione enorme, come anche secondo me i festeggiamenti, perché poi dopo... Che io non ho fatto. Perché? Non l'ho fatto perché ho dovuto accudire tutta la notte Lorenzo Bernardi, che era un po' su di giri e ha voluto dormire assolutamente vicino a me, mano nella mano. E quindi mi son perso le bevute e i festeggiamenti di Ipanema.